sapere se mi vedete e se mi sentite, perché dovrebbe essere tutto attivo sia su Facebook che su Instagram. Quindi vediamo se arriva qualche responso da voi che ci seguite, insomma. Per quello che riguarda Instagram, un consiglio che vi posso dare è che potete andare su Facebook, nella pagina di Evolution Travel, perché andiamo a proiettare anche delle slide. Quindi potrebbe essere interessante per voi che partecipate seguirci e vedere anche delle slide dove ci saranno delle foto, ci saranno un po' di informazioni in più per quella che è Malta. Come sempre, come Evolution Travel, facciamo la diretta tutti i martedì, quindi anche questa sera siamo qui che parleremo di Malta. Io sono Fabio Albanese, ancora non mi sono presentato, sono consulente di viaggi e tour operator per Evolution Travel, specializzato sulla destinazione Malta. E quindi stasera vi vorrei raccontare un po' di più quelli che sono un po' dei miti da sfatare che riguardano Malta, insomma. Infatti il titolo di questa diretta è proprio "Ti avevano detto che è a Malta" e andiamo un po' a vedere velocemente quali sono gli argomenti che andremo a sfatare, insomma. Ti avevano detto che a Malta la città, i palazzi sono sfatiscenti, la città è sporca. Ti avevano detto che a Malta i mezzi di trasporto sono vecchi. Ti avevano detto che a Malta non ci sono delle belle spiagge. Ti avevano detto che a Malta, gli hotel sono vecchi. Ti avevano detto che a Malta si mangia male. E dopodiché, nell'arco di tre quarti d'ora, insomma, un 30-40 minuti, spazio alle vostre domande. Sì, perché la novità di questa sera è che avrete la possibilità di farmi delle domande che potrò direttamente pubblicare qui nel nostro video. Quindi comparirà il vostro nome, ripeto, per le persone che sono collegate su Facebook, questa cosa, e quindi cercherò di andare a rispondere direttamente alle vostre domande, se qualcosa non l'abbiamo già detta precedentemente, appunto, legata a questi argomenti. Quindi direi che se è tutto a posto, che mi sentite e mi vedete, inizierei con il primo argomento, che è appunto, i palazzi sono sfatiscenti e le città sono sporche. Quindi andiamo a condividere lo schermo e andiamo a vedere un po' quella che è questa bellissima destinazione che è Malta. Facciamo intanto una premessa. Intanto dove siamo? Beh, siamo nel Mediterraneo, siamo al centro del Mediterraneo, siamo a 93 km dal sud dell'Italia, dalla Sicilia, siamo a 2 ore di volo da Milano Linate, per darvi un riferimento, quindi al centro del Mediterraneo abbiamo questo arcipelago di tre isole, l'isola principale che è Malta, da cui prende il nome totalmente l'arcipelago. L'isola gemella, la sorella più piccola che è Gozo, che è una bomboniera, è meravigliosa, e in mezzo alle due c'è un'isola più piccolina che è l'isola di Comino, che comunque merita una visita, insomma. L'aeroporto principale, l'unico aeroporto internazionale, si trova a Luga, a pochi chilometri dalla capitale Valletta, e comunque anche volevo andare a Gozo nell'arco di mezz'ora, 40 minuti massimo, piegato un po' quello che può essere il traffico. Si arriva al nord dell'isola dove abbiamo poi i traghetti che ci permettono di arrivare a Gozo e di muoverci poi tranquillamente per quest'isola. Una curiosità, a Malta si guida all'inglese perché Malta è stata per tanti anni sotto il controllo degli inglesi stessi, per poi avere la sua indipendenza, insomma. Quelle che potete vedere nelle slide, intanto sono già quattro foto di alcuni punti veramente interessanti di quello che c'è a Malta. Malta è una destinazione che può essere visitata tutto l'anno perché si fregia del titolo di avere ben 300 giorni di sole all'anno, e probabilmente li ha anche, insomma, perché essendo al centro del Mediterraneo, al sud della Sicilia, il clima sicuramente non è quello del nord Italia, per intenderci. È un'isola che permette appunto un buon mix tra una vacanza estiva, quindi una vacanza mare, a una vacanza storico-culturale. Dà la possibilità di fare anche delle vacanze studio, quindi le opportunità a Malta sono veramente tantissime. Ma andiamo un po' sugli argomenti di cui vogliamo parlare questa sera. Quindi, un luogo comune che mi viene raccontato, che mi viene chiesto spesso e volentieri anche dai miei clienti è: "Ah, ma Malta i palazzi sono sfatiscenti e le città sono sporche." Beh, Malta sicuramente negli anni, soprattutto da quando è entrata a far parte dell'Unione Europea, ha investito tantissimo in tutta una fase di ristrutturazione dei palazzi, dei centri storici,
creando qualcosa di veramente molto molto bello. Mi è capitato più di una volta di entrare in forti, per esempio, in delle fortezze, perché comunque parliamo sempre di un'isola che è stata sede dei cavalieri di Malta, che erano i crociati che si stavano ritirando nel momento in cui stavano un po' perdendo la guerra contro i musulmani per la Terra Santa, quindi hanno fortificato completamente l'isola e quindi i bastioni, le mura, le torri sono presenti un po' dappertutto, quindi parliamo di quel periodo storico, 1500-1600, quindi è vero, ci sono stati dei periodi in cui i palazzi non erano tenuti bene, ma Malta dal 2000 in avanti ha fatto un'opera di ristrutturazione veramente incredibile, lavorando tantissimo sulla parte architettonica, recuperando tantissimi palazzi storici, tantissime fortezze, facendo diventare dei musei, lavorando anche molto su quella che è la pulizia e l'ottima tenuta dei centri storici. Ricordiamoci che comunque Malta fa milioni di visitatori l'anno, solo dall'Italia ci vanno circa 1.000, 1 milione, 1.200.000 visitatori l'anno. È vero che tanta gente ci va perché ci arriva con delle crociere, quindi magari attracca a Malta al mattino, fa un giro per Valletta, fa un giro per l'isola, magari con i pulmini, i pullman, quelli rossi, dove si può salire e scendere, però sono visitatori che arrivano ogni anno. Malta ha qualcosa come 5-6 milioni di visitatori l'anno su una popolazione che è di mezzo milione di abitanti, quindi una popolazione molto piccola, un territorio molto molto piccolo che ha un gran numero di visitatori. Detto questo, il livello delle strutture, il livello della pulizia è comunque molto buono, soprattutto nella parte, sicuramente di tutta la parte pedonale, mi viene in mente nella zona di Valletta, mi viene in mente nelle tre città, mi viene in mente a Slima, St. Julian, mi viene in mente a Andina, ma anche nelle zone un pochettino più remote, nelle zone magari sud dell'isola, andando magari verso la Grotta Azzurra, per esempio, anche in quella zona comunque il livello di pulizia è molto molto buono, senza dimenticarci poi di Gozo, che è qualcosa di meraviglioso. Gozo veramente un salto nel passato, un'isola tranquillissima, un'isola veramente che merita di fermarsi almeno una notte a rilassarsi, insomma. Ok, quindi qui abbiamo alcune foto di quello che è il centro storico di alcune città, per farvi vedere come hanno cercato di ristrutturare i palazzi stessi, come hanno cercato di sistemare il tutto, di renderlo bello, pulito, interessante per i turisti. Quindi questa cosa vi posso dire che è comunque ormai sdoganata questo discorso che i palazzi sono vecchi e che la città è sporca. Anzi, assolutamente, nella zona di St. Julian, per esempio, dove ci sono poi questi lungomare, queste passeggiate, sarà normale vedere delle gru, vedere dei palazzi in costruzione, vedere un grande fermento, proprio perché il grande turismo che è arrivato, il grande movimento che si è creato anche a livello economico, tante aziende si sono spostate a Malta, come capita in tante altre parti del mondo, per una questione di incentivi fiscali, hanno portato grandi investimenti sull'arcipelago stesso e gli investimenti sono stati spesi per migliorare assolutamente quello che è il territorio, le passeggiate, le zone comuni. Malta è anche frequentata da persone che arrivano da Oriente. Mi è già capitato di avere più di una volta contatti di persone dal Giappone, piuttosto che dalla Cina, che in uno dei grandi viaggi che loro fanno nell'Europa volevano fare comunque 3-4 giorni a Malta a visitare, a vedere, perché comunque Malta è uno stato, è uno degli stati dell'Unione Europea, quindi come tutti gli stati è anche normale, per esempio, pensare di andare a Valletta per fare un weekend lungo, da un venerdì a una domenica o da un sabato a un lunedì, fermandosi a Valletta. Si fa comunque un weekend molto interessante che vale la pena come se fosse un'altra capitale europea, magari anche col vantaggio di avere delle distanze ridotte dall'aeroporto al centro di Valletta, un clima migliore che ci può permettere di andarci anche nei mesi invernali, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e un costo magari più interessante, soprattutto perché se voliamo da alcune zone del sud Italia i costi magari con le compagnie aeree sono veramente molto molto ridotti. Andiamo avanti, ecco, questa è un'altra zona completamente ristrutturata, come si vede è tutto molto recente, le nostre foto sono attuali, non abbiamo preso delle foto storiche o del passato. Quindi come potete vedere qualche cosa di passato è rimasto, se guardate la foto sotto, per esempio c'è una cabina telefonica inglese che forse non si trovano più neanche a Londra, ma a Malta le troviamo ancora,
perché appunto l'impronta inglese è presente sicuramente in quello che sono le cabine storiche, telefoniche, sicuramente in quello che è la possibilità di imparare l'inglese stesso, perché ci sono tantissimi insegnanti madrelingua e ci sono tantissime scuole certificate per poter fare poi degli esami di lingua inglese, quindi sia per chi è under 19, c'è la possibilità di fare le vacanze nel periodo estivo, di solito vengono organizzate dalla metà di giugno fino ai primi di agosto, potrebbero essere di 2 o 3 settimane, sia per quello che invece sono gli adulti, dove possono andare anche solo una semplice settimana per fare dei corsi business. Quindi ecco il senso, il messaggio che passa con questa fotografia. Ecco, qua vediamo nella parte alta Valletta, appunto una città storica, patrimonio dell'UNESCO, completamente ristrutturata, con una cattedrale meravigliosa, c'è cioè all'interno. C'è un affresco del Caravaggio veramente eccezionale, la cattedrale di San Giovanni è meravigliosa, quindi vale una visita solo questa, insomma. Quindi spero con questo di avervi sdoganato il modo di dire che Malta è sporca. Quindi passerei al secondo argomento. I mezzi di trasporto sono vecchi. Sì, in effetti ci sono dei mezzi di trasporto un po' caratteristici. Se ricordo bene dalla mia cultura della lingua maltese, questi sono i tuk-tuk che vengono utilizzati come taxi a Gozo, quindi si trovano solo qua. Quindi sono delle sorte di lambrette o delle ape con dietro la possibilità di sedersi. Quindi è possibile anche fare l'intera giornata a Gozo con questi mezzi di trasporto, quindi avremo un autista che ci porterà nei vari punti di interesse dell'isola e possiamo girare tranquillamente i vari siti. Noi, per esempio, l'abbiamo visto fuori dal santuario un vuoto di Taminu, se ricordo bene, fuori in Dina, la città storica. Un altro mezzo di trasporto, o meglio, eccoli, questi sono i mezzi di trasporto tradizionali che c'erano a Malta. I bus storici che ci sono stati per tanti anni, certo, questi non sono comodissimi, guardate anche la linea che hanno, sono dei bus anni 50, anni 60, massimo anni 70, a oggi non si utilizzano più, oggi i bus di linea sono gestiti da società internazionali, sono moderni come tutte le altri paesi europei, insomma, si sono ammodernati dando la gestione a questa società internazionale, ma c'è la possibilità comunque se qualcuno vuole organizzare un viaggio magari un pochettino vintage o retro, di poter fare delle escursioni con questo tipo di bus, è una cosa che possiamo comunque fare e proporre ai nostri clienti, quindi anche questa potrebbe essere un'idea, magari anche per un addio al celibato, piuttosto che per un matrimonio, insomma, valutare questo tipo di cose, come facciamo qui in Italia di utilizzare le ma macchine un po' storiche, si può fare anche a Malta, ma vi assicuro che questi mezzi di trasporto, se li vedrete in giro, ci saranno solo perché sono legati a qualche escursione, a qualche gruppo. Non sono i bus di linea che si trovano all'interno delle varie città, se ci vogliamo spostare, che comunque offrono un buon servizio, quindi coprono bene o male tutte le isole, quindi facilmente si può andare da parte a parte, anche perché parliamo di isole abbastanza piccole, insomma. Quindi, come vi dicevo, dall'aeroporto fino al porto ci vuole mezz'ora, 40 minuti. Il porto si trova nella zona nord dell'isola di Malta, che è quella più grossa, quindi più o meno potrei dirvi che da nord a sud Malta ci vuole un'ora, un'ora e mezza e in larghezza ci vuole un'oretta. Gozo è grande la metà, quindi ci vuole più o meno la metà del tempo e a Comino ci andate volendo si gira a piedi tranquillamente in una giornata. Quindi non ci sono problemi, i bus di linea funzionano comunque molto bene. Chiaro, sicuramente in alcuni periodi dell'anno, normalmente, magari quest'anno sarà un anno un po' particolare per tutto quello che sappiamo, ma in alcuni periodi dell'anno, negli orari di punta, si farà un po' di coda, soprattutto se vogliamo salire a St. Julian, in uno dei posti maggiormente turistici. Questo, può capitare. Però, tutto sommato, durante l'anno si può girare tranquillamente anche con i bus di linea, senza particolari problemi, e fidatevi, sono efficienti e non sono così scomodi. Parliamo di un altro mezzo di trasporto tradizionale, che è quello proprio del cavallo col calesse, insomma, questo mezzo lo potete trovare sia a Valletta, alle tre città, perché è un sistema magari anche comodo per muoversi nelle strade un po' più strette, altrettanto modo lo potete trovare anche a Gozo, in magari la città storica andina o Rabat, dipende dai punti di vista, la cittadella, così definita la parte storica più alta
della capitale di Gozo, e anche questo è un altro modo per poter girare in maniera un po' particolare, in modo un po' differente all'interno delle città più importanti dell'arcipelago stesso. E poi, come vi avevo accennato all'inizio, ci sono comunque realmente i bus, quelli panoramici, quelli che vengono venduti anche sulle navi da crociera, che permettono in una giornata di girare tranquillamente per le cose un po' più belle dell'isola stessa, insomma, un po' un modo veloce per poter visitare e vedere un po' tutto, un po' velocemente, ma sicuramente se uno ha poco tempo potrebbe essere anche questa una buona soluzione, insomma. Anche per questo argomento spero di aver risolto i vostri dubbi, se mai li vediamo poi dopo alla fine della presentazione, se c'è qualche domanda specifica, e quindi passerei a parlare di spiagge. A Malta non ci sono belle spiagge. Beh, questo prima di parlare preferisco farvi vedere qualche foto, così potete dire voi se vi sembra che il mare di Malta, le spiagge di Malta non siano delle belle spiagge. Sembra che qui le foto parlino bene o male da sole, insomma. Ci sono un po' diversi modi di vedere le spiagge. Ci sono delle spiagge, scusatemi, assolutamente molto interessanti, molto belle. Ci sono ben 12 spiagge bandiere blu, quindi con un'acqua molto pulita. Ci sono spiagge di sabbia, sia a Malta che a Gozo. Quindi assolutamente sono spiagge anche grandi, sono spiagge in parte attrezzate, in parte libere, quindi vi permettono tranquillamente di potervi muovere senza dover per forza non avere accesso al mare, se volete anche magari girare l'isola. È una cosa che vi consiglio, andare a Malta e fermarsi fermi in una struttura una settimana non è il modo per vivere a meglio sicuramente l'arcipelago stesso. La cosa ideale è magari noleggiare una macchina e girare, quindi magari vado in spiaggia, al mattino vado a Paradise Bay e il pomeriggio vado a Meliá Rey, per esempio, e mi sposto, giro, vado, cambio, vedo diverse cose. L'acqua è pulita, molto pulita, e anche perché i maltesi ci tengono che l'acqua rimanga pulita. Per quale motivo? Perché un'altra delle attrazioni importanti di Malta, per cui è conosciuta, è il diving. Quindi serve comunque un'acqua pulita per poter fare immersione, per poter vedere i fondali. Ci sono dei reperti che sono stati veramente lì, sono storici di navi greche, navi fenice, navi romane, per ovvi motivi perché siamo al centro del Mediterraneo, quindi Malta è stata influenzata da queste culture e quindi abbiamo ancora questi resti. Qualcosa invece è stato messo lì per incuriosire un po' di più il turista, ma viene fatto anche in altre parti del mondo, insomma, quindi non c'è da stupirsi da questo punto di vista. Però il mare è comunque un buon mare, un mare pulito, che permette di fare diverse attività, quindi dall'immersione allo snorkeling, al kayak, in questo caso ai tuffi nella zona di magari delle piscine di St. Paul, piuttosto che fare una vita da spiaggia più tranquilla, magari anche con dei bambini, quindi con la spiaggia di sabbia, il fondale che digrada leggermente, quindi posso fare una vacanza più rilassata e tranquilla. Ci sono anche delle strutture che hanno la spiaggia direttamente attaccata alla struttura stessa, cosa non comune tra le altre cose, perché non ci sono veramente dei villaggi turistici inteso come tutto incluso e all'esterno nulla. Nel senso, ci sono delle strutture che ci danno l'all inclusive, che hanno qualcuna alla spiaggia direttamente della struttura, ma la maggioranza delle strutture invece sono più che altro degli hotel, proprio perché l'ideale è fare una vacanza per muoversi, per visitare, per girare, per vedere. Quindi qui ancora qualche spiaggia da farvi vedere, quindi vi garantisco le spiagge sono molto belle, vale la pena girare le varie spiagge, vale la pena ricordarsi di dov'è il tramonto, perché si vedranno dei tramonti veramente molto molto belli a Malta. Quindi ci sono dei punti, io ne ricordo uno, dove si trova la Grotta Azzurra, quindi al sud di Malta, eravamo su una terrazza che dovevamo una birra, insomma, dopo una giornata molto calda, e lì ci siamo goduti uno dei tramonti più belli. Un altro tramonto molto bello l'abbiamo fatto anche nella zona di Golden Bay, anche lì abbiamo visto un tramonto veramente molto bello, e quindi vale la pena ricordarsi di questa cosa, perché il tramonto dà sempre quell'emozione in più che rimane come ricordo nella propria vacanza, insomma.
Ecco qua ancora foto di spiagge. La maggioranza delle spiagge sono comunque accessibili facilmente in auto, quindi ci si arriva e si va direttamente in spiaggia. Qualcuna ha magari qualche percorso a piedi da dove scendere, di fare quei 150-200 metri a piedi, perché sono magari più in calette. Come vedete, sono tutte comunque delle zone un po' dei piccoli golfi, delle insenature, quindi rimangono un attimino più protette, e questo le rende anche un pochettino più naturali. Meno costruite, meno artefatte dall'uomo, sono proprio più come la natura le ha create, insomma, da questo punto di vista. Delle spiagge molto belle si trovano anche a Comino. Fino adesso non vi ho assolutamente parlato di Comino, adesso ne entriamo, perché proprio una cosa che si può fare, che vale la pena fare, è l'escursione in una giornata a Comino, proprio con l'idea di fare del mare, perché abbiamo la Crystal Lagoon e la Blue Lagoon, che sono due lagune che si trovano proprio qua. Con un'acqua paragonabile assolutamente a quella dei Caraibi, testata e sperimentata. E come ci andate a Comino? Ci andate tranquillamente o dal nord di Malta o dal sud di Gozo, perché si trova lì in mezzo, tranquillamente con delle barchette come quelle che vediamo. Ci sono poi dei traghetti anche un po' più grandi, ma queste barchette, anche quelle private, vi portano veramente con pochi soldi e potete partire più o meno all'orario che volete, perché quando hanno 4-5 persone, magari se andate che siete un gruppo di persone, potete tranquillamente andare e farvi la giornata al mare a vedere appunto quest'acqua meravigliosa. A Comino c'è anche un albergo, quindi volendo si potrebbe anche valutare e pensare di dormire a Comino stesso. Per gli appassionati, perché comunque poi quando i traghetti rientrano, effettivamente l'isola si svuota abbastanza, quindi comunque si rimane anche in una sorta di paradiso un po' dimenticati da tutti e da soli, insomma, da questo punto di vista. Ecco, queste sono sempre le spiagge e le lagune che ci sono a Comino, quindi vedete che il mare è qualcosa di veramente molto molto bello. Non abbiamo lavorato con Photoshop su queste foto, quindi sono le foto originali che abbiamo, insomma. Oh, adesso andiamo a parlare di qualcosa magari un pochettino più tecnico e legato magari maggiormente alle vacanze stesse. Si dice che gli hotel sono vecchi e sono un po' sporchi. Allora, anche qui Malta ha lavorato tantissimo, ha lavorato tanto per rimodernare le strutture e per renderle il più interessanti e forse appetibili a un po' tutta la clientela. Va spiegata però una cosa, che comunque a Malta l'impronta degli inglesi è stata molto importante, perché ci sono stati per tanti secoli. Quindi facilmente si può trovare, anche andando su internet, due hotel 3 stelle con più o meno lo stesso prezzo, ma non gli stessi servizi, o meglio, non servizi idonei per la clientela italiana. Vi faccio un esempio: l'ultima volta che sono stato a Malta era a settembre del 2019. E ho dormito 4 notti in un ottimo albergo, era un 4 stelle, ero a Melia. La struttura era ottima, non c'erano problemi, era una camera suite, quindi comunque un'ottima camera. L'albergo era pulito, non c'era moquette, non c'erano problemi. Però sulla colazione, per quanto io sia anche capace di fare la colazione salata, ma devo fare anche quella dolce, sono un po' viziato. La disparità era incredibile, cioè c'erano due tavoli con un po' di colazione dolce e 10 tavoli di colazione salata. Nella colazione dolce, tutte le mattine c'erano le stesse identiche cose, cioè c'era la solita macedonia, c'era un pochettino di yogurt, non c'erano brioche, c'era un pochettino di marmellata per fare un po' di pane marmellata, e la spremuta era quella degli spillatori un po' anacquati. Cappuccino era quello della macchina automatica, quindi un cappuccino che era più un latte caffè. Quindi ci sta, non è che uno va là perché vuole il meglio, ma sicuramente quella struttura, guardandomi anche incontro, scusate, intorno, non era una struttura per italiani. Era una struttura di cliente internazionale. Una persona internazionale, nord europeo, è abituato a fare una colazione diversa dalla nostra. È abituato a fare una colazione dove mangia tantissima roba salata. Quindi la proporzione era corretta per i nord europei, per i russi, per gli inglesi, per i tedeschi, per gli svedesi. Non lo era per noi italiani. Infatti, dopo 4 giorni ero un po' in difficoltà. Quindi la prossima volta farò una scelta diversa. Ero anche andato con l'idea comunque di testare questo hotel per vari motivi, insomma, è anche una delle cose che
che faccio per conoscere meglio la destinazione. Si va anche a testare le strutture per capire un po' se si può iniziare a proporle per la clientela italiana oppure no. Parlando invece, torniamo sul discorso delle nostre slide, parliamo un po' di più o meno, proviamo a classificare come sono le strutture a Malta. Sono tre le categorie che possiamo prendere in considerazione. Ci sono gli hotel, ci sono i boutique hotel, che sono degli hotel ricavati da palazzi storici, quindi li troviamo principalmente a Valletta, e ci sono le farmhouse. Le farmhouse invece le troviamo principalmente a Gozo. Le farmhouse sono a oggi delle strutture ricettive, una via di mezzo più o meno con i nostri bed and breakfast. Erano delle case, magari degli abitanti del luogo, erano delle vecchie chiese sconsacrate. Attenzione a una cosa, ne stanno nascendo tante, quindi bisogna fare attenzione a trovare quelle che sono le originali rispetto a quelle che sono costruite che sembrano le originali. Come si fa a distinguere? Beh, sicuramente le originali hanno tutte le camere che sono di misure diverse, ogni camera è a sé, è particolare. Si vede anche la differenza del materiale e anche del tempo, dell'usura del tempo stesso. E soprattutto hanno una piscina, non grande, una piscinetta, hanno un barbecue e può essere che se vi interessa è possibile affittarla completamente per una settimana, perché normalmente vengono fatte in pernotto e colazione, quindi magari c'è la famiglia che gestisce, che vi fa poi la colazione e non dà altri pasti. Ma in passato mi è capitato di avere un gruppo di clienti che hanno voluto affittare completamente una farmhouse per una maggiore tranquillità e si sono arrangiati anche per i pasti e via dicendo. Siamo a Gozo, siamo nella zona centrale di Gozo, sono quasi tutte non lontane dal mare perché a Gozo il mare è vicino, comunque Gozo è larga 6-7 km ed è lunga 12, quindi capite che in ogni caso si è al mare, per come in qualsiasi modo la vogliamo girare, sempre al mare arriviamo, insomma. Però sono un po' all'interno, difficilmente lo troverete proprio vista mare, perché erano le case delle persone che vivevano a Gozo, che andavano magari a coltivare i campi, che vivevano nei paesi, quindi sono all'interno dei centri abitati, non sono sulla costa o più lontano. Per farvi vedere qualche foto di qualche struttura, ecco, a Malta abbiamo tutti i livelli delle strutture. Partiamo dai 3 stelle superior, che diciamo che è il livello col maggior rapporto qualità-prezzo che mi sento di consigliarvi, e possiamo arrivare fino agli hotel 7 stelle, perché il turismo a Malta è veramente con tante sfaccettature, c'è anche un turismo di livello, turismo di lusso, e quindi troviamo strutture per ogni portafoglio, per intenderci. Per esempio, nel 2017, come Evolution Travel, abbiamo fatto la nostra convention, quindi c'eravamo 250 consulenti, eravamo in 5 stelle, per dirvi. Perché si prestano molto anche all'attività di convention aziendali, e poi magari ne parliamo. Questa è una delle strutture che invece proponiamo maggiormente per una vacanza a mare, che è il Paradise Bay, che si trova a nord dell'isola, dove abbiamo anche una spiaggia di sabbia direttamente dalla struttura. Qui invece abbiamo altre strutture, qui dovrebbe essere nella zona, se ricordo bene, di St. Julian o di Slima, quindi comunque, come vedete, strutture già di buon livello, di buona fattura. Anche qua invece dovremmo essere, sì, siamo sempre nella stessa zona, anche qui strutture della zona di Slima, St. Julian. Quindi strutture molto curate, ci sono degli ottimi 4 stelle, ci sono anche degli ottimi 5 stelle, con dei prezzi comunque interessanti. Non andiamo su delle cifre esagerate per fare una vacanza a Malta. Ma abbiamo delle chicche interessanti, anche ristoranti panoramici sul tetto delle strutture stesse. Abbiamo spesso e volentieri la piscina interna e la spa, proprio perché nel periodo invernale, dove magari il clima è mite, ma non così caldo da poter fare spiaggia. Tante strutture, anche 3 stelle, una di quelle che lavoriamo maggiormente, hanno la spa all'interno che è accessibile tranquillamente a tutti i clienti della struttura stessa. E questo comunque è una cosa, un valore aggiunto, perché comunque se io vado a Natale, se vado a gennaio, se vado a febbraio, le ore di luce sono quelle che ci sono in Italia. Quindi poi a una certa ora, non dico che fa freddo come può far freddo al nord Italia, ma magari una sauna me la faccio anche volentieri. Sono stato in giro tutto il giorno, vado in hotel, mi faccio la sauna, poi magari sono nella zona di St. Julian, quindi esco, vado a mangiare qualcosina, oppure ho una mezza pensione, in quel caso potrebbe anche avere senso, se faccio escursione tutto il giorno, e rientro in struttura dopo aver utilizzato la zona benessere per rilassarmi e ripartire il giorno dopo per un'altra escursione. Ecco, ancora qualche foto di hotel. Vedete anche le camere, comunque sono molto ben tenute, sono camere moderne, sono
attuali e in linea con tutte le altre destinazioni d'Europa. Non pensate che siamo ai confini dell'Europa, quindi siamo su delle strutture basiche o superate. Ecco, queste invece, queste sono un po' le chicche, queste sono le farmhouse. Come potete vedere, anche svegliarsi in una camera del genere e poi vedere magari appena fuori dalla colazione la piscina, in questo modo rilassa anche molto, anche perché qui vi garantisco non sentirete nessun tipo di rumore, perché la parte interna della farmhouse dà sempre non dà verso la città, dà verso i giardini, dà verso i campi, quindi rimane comunque molto molto tranquillo e ci si rilassa proprio. Infatti anche gli abitanti di Malta, i maltesi, la domenica prendono e vanno a Gozo per rilassarsi dopo la settimana di lavoro e di impegni professionali e familiari. Oh, altro argomento, altro argomento. Qui arriviamo che si mangia male a Malta. Allora, questa è una cosa che sinceramente quando ci ho riflettuto ho detto, ma sì, trattiamo questo argomento, perché sembra un'assurdità. Allora, siamo a 100 km dal sud Italia. Ok? Quindi siamo in un paese, in uno stato che fino al Regno delle Due Sicilie, quindi fino all'850-60, prima dell'Unione d'Italia, era come l'Italia, eravamo tutti quanti sotto gli spagnoli, quindi il Regno delle Due Sicilie comprendeva anche Malta. Siamo in un paese che ha gli stessi prodotti che abbiamo in Italia, ha l'olio d'oliva, ha i pomodori, ha le ricotte. Quindi non si può mangiare male a Malta, assolutamente. Non si può mangiare male perché? Perché intanto ci sono tutte le cucine possibili e immaginabili, nel senso che troverete anche il McDonald's, Burger King se volete mangiare americano. Troverete i ristoranti stellati, troverete la cucina orientale, troverete magari anche qualcosa di più speziato rispetto a quello che è il nostro palato, perché è chiaro che c'è stata un'influenza anche del Nord Africa, c'è stata un'influenza del Medio Oriente. Ma troverete anche tanti prodotti italiani e tanti anche ristoranti italiani. Troverete una buona scelta di pesce, perché comunque siamo su un'isola, quindi comunque si può pescare. È un must, un'abitudine andare, per esempio, la domenica a Marsa Slock per poter assistere al mercato dei pescatori. E lì ci sono ristoranti di pesce. L'ultima volta, sempre a settembre dell'anno scorso, abbiamo fatto una cena lì a Marsa Slock e il ristoratore è arrivato a farci vedere il pesce che volevamo mangiare, ci ha fatto scegliere il pesce che era lì, ci ha fatto vedere che era fresco. Quindi io magari non sono un amante da questo punto di vista, quindi ho mangiato carne anche quella volta, tanto per cambiare. Però qui ad esempio eravamo in un agriturismo e questi erano i prodotti locali, prodotti direttamente da loro, quindi dal miele, all'olio d'oliva, ai pomodorini che fanno anche essiccare, ai tomini. Al sugo, insomma, diversi prodotti sono veramente molto molto buoni e un po' per tutti i gusti, anche perché, soprattutto per quello che riguarda Gozo, stanno cercando ancora di più di farla diventare un'isola a chilometro zero per la produzione del mangiare e cercando sempre di più di produrre i prodotti come si faceva all'antica, senza utilizzare sostanze chimiche, senza intaccare per cercare di aumentare la produzione. Quindi stanno cercando di puntare sulla qualità più che sulla quantità. Di conseguenza, soprattutto a Gozo, si mangia veramente bene. Vale proprio la pena, le opportunità sono comunque tante da poter scegliere. Quindi anche questo mito, sinceramente, mi sento di sdoganarlo da un certo punto di vista, perché non è così. Quindi che voi andiate a mangiare fuori, andiate in qualche cucina più locale, che andiate anche al supermercato, troverete comunque prodotti che sono in linea col nostro palato. Insomma, ve lo dice uno che fa sempre molta fatica ogni volta che va fuori dall'Italia, ma perché mangio pochissime cose già di mio. Però a Malta non si può assolutamente dire che si mangia male. Insomma. Ecco qua, qui sempre avevo fatto un po' di foto in questo agriturismo dove abbiamo mangiato, vedere un po' i prodotti locali loro, la marmellata, il miele, e no, tutte cose molto molto buone. Beh, ragazzi, penso di essere stato fin troppo veloce perché in 35 minuti vi ho cercato di togliere un po' quelli che erano questi dubbi. Quindi adesso vorrei provare a fare una cosa, andare a vedere qualche domanda, se ce n'è, se c'è qualcosa a cui non ho risposto e
Vediamo se c'è qualche curiosità di cui non vi ho parlato e vediamo se trovo qualche domanda che possiamo anche postare direttamente. Vediamo un attimo se trovo qualcosa. Ma Giorgio ci dice che secondo lui la pulizia non è loro forte, anzi, ha trovato gente alquanto scortese, sarà stato un caso. Giorgio, guarda, non lo so, dipende quanto tempo fa sei andato e con chi hai avuto a che fare, perché io potrei veramente dirti il contrario. Mi sono sempre trovato molto, molto bene tutte le volte che sono andato a Malta e ci vado sempre molto, molto volentieri. Sicuramente hanno fatto un grandissimo lavoro negli ultimi 15-20 anni, quindi io magari sono andato più recentemente, negli ultimi, mediamente ogni 2 anni vado a Malta, quindi parlo di cose comunque abbastanza recenti. Non so se sei stato in periodi precedenti e che tipo di esperienza hai avuto, perché a noi è anche capitato, mi ricordo, la prima volta che siamo andati, eravamo fuori dal sito archeologico di Agarim e un signore ha iniziato a parlarci in italiano perché parlava un po' di italiano, quindi ci ha anche fatto simpatia questa cosa. Vediamo se trovo qualche altra domanda. Peccato. Qui vabbè, troviamo un commento positivo. La nostra isola bellissima, grazie Fabio. Penso che Isabella può essere magari che sia anche direttamente di Malta, quindi ecco perché fa questo commento. Sonia, anche lei dice che la colazione alla fine la facevano in un bar, proprio per la questione che dicevo prima, che se l'hotel non è quello che ha un pochettino più di attenzione per la clientela italiana, rischiate magari di trovarvi un po' in difficoltà, insomma, non è che non si mangia, ma magari poi diventa un po' ripetitiva la cosa. Vado un po' indietro, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo ancora dire. Se avete qualche domanda, ragazzi, è un ottimo momento adesso per farmela, così abbiamo ancora una decina di minuti e vediamo un attimo di chiarire qualche dubbio. Ah, Nicoletta dice tutto vero sui trasporti, che come prima cosa, e poi ha anche detto, beh, questo è un dato di fatto, che ha vissuto un anno a Malta. E diceva che comunque i trasporti in alcuni periodi dell'anno, magari maggiormente, non si fermavano perché c'era troppa gente. Quindi quello va preso in considerazione, soprattutto se uno deve andare a lavorare, si deve comunque organizzare. Anche perché, ripeto, con mezzo milione di persone a Malta c'è una buona concentrazione, soprattutto nelle ore di punta, quando si spostano i bambini per andare a scuola, si spostano le persone per andare a lavorare, c'è parecchio traffico. Questo sicuramente è un po' la normalità dell'arcipelago, soprattutto della zona di Malta, più o meno tra St. Julian e Valletta. Quella è la zona più trafficata, la zona nord è più tranquilla e la zona sud è più tranquilla. E anche la zona centrale, quindi anche noi comunque la prima volta abbiamo preso la macchina, siamo andati a ottobre, abbiamo fatto tutte le strade interne possibili e immaginabili cercando di schivare più possibile il traffico, perché in alcune fasce orarie si fa comunque fatica a muoversi, insomma. Vediamo se trovo ancora qualcosa. Abbiamo trovato di Giorgio di prima. No, non vedo altre domande, quindi o vi ho annoiato a tutti quanti, siete già scappati via, o si è scollegata la connessione, quindi non c'è più nessuno. Datemi un segno di vita, vi prego, perché questo è il bello della diretta. Intanto vi ho lasciato i miei contatti con i quali mi potete comunque tranquillamente scrivere, mandare anche un WhatsApp, una mail, come preferite. Vi ho messo anche il contatto a quello che è il mio sito, con quelle che sono appunto un po' delle nostre proposte di viaggio, che sono sempre personalizzate. Quindi sono sempre sulle vostre esigenze, non sono pacchetti prefatti. Quindi per darvi ancora qualche informazione da Malta. Normalmente, perché adesso in questa fase è tutto comunque molto, molto diverso, si vola da praticamente tutti gli aeroporti italiani, si vola in ogni periodo dell'anno, quindi non ci sono problemi particolari da questo punto di vista. E niente, l'importante è decidere cosa fare e capire appunto se preferite un noleggio auto piuttosto che una vacanza a mare.
fare altre cose. Malta si presta veramente a tantissime attività, anche alle attività sportive, quindi quello non abbiamo parlato questa sera perché eravamo molto focalizzati su un discorso di argomenti specifici per cercare di togliere un po' qualche dubbio che potreste avere. Luciano ci dice che c'è, ok, che non è ancora stato. Luciana, scusate, senza, con gli occhiali da lontano non vedo più niente, che non è ancora stata a Malta, ma prima o poi spera di poterci andare. No, adesso non si può proprio, anche perché non ci fanno uscire dall'Italia, non ci farebbero entrare a Malta, fondamentalmente. Sono in contatto con l'ente del turismo, proprio mi ha scritto in questi giorni, ho sentito Esther, la direttrice dell'ente del turismo in Italia, con cui collaboro, mi ha detto che devono fare delle riunioni a breve proprio con Malta, perché Malta a oggi praticamente a contagio zero, quindi loro il problema del coronavirus l'hanno risolto. Come tutti i posti dove il problema viene risolto, la preoccupazione è di aprire all'estero, ai clienti esteri, perché rischi di riportarteli in casa. Si sta ragionando, ma è tutto da capire, perché comunque anche le compagnie aeree qualcuno ha già dei voli verso la metà fine di giugno, qualcun altro tipo Air Malta ha i voli ripristinati al 100% dal mese di luglio, proprio per la stagione estiva. Tanto dipenderà dall'Italia più che da Malta, perché ripeto, Malta oggi è praticamente a contagio zero, quindi Malta è sicura. Siamo noi in Italia che non siamo nelle condizioni di poter viaggiare in questo momento e quindi è tutto abbastanza fermo da questo punto di vista. Diciamo che andando avanti verso la stagione estiva, diciamo che con l'aumento della temperatura, si dice anche che questo virus dovrebbe scomparire, darci una tregua, dovremmo comunque riuscire a riprendere i viaggi. Quindi già da luglio-agosto potrebbero essere dei buoni periodi e poi speriamo di poter proseguire tutto l'anno. Quindi per rispondere a Luciana, senza alcun tipo di problema, Luciana, si può andare, tolto il problema coronavirus, si può andare veramente tutto l'anno a Malta. Cioè, anzi, magari andare ottobre piuttosto che maggio sono dei mesi dove c'è meno movimento legato alle vacanze estive. E si può vivere a pieno la bellezza dell'arcipelago andando a vedere tanti siti archeologici come i Tempi di Gigantia, per esempio, che si trovano al nord dell'isola, che sono patrimonio dell'UNESCO e sono la struttura autoportante più vecchia del mondo, la prima in assoluto, hanno 7.000 anni di storia. Quindi vale sicuramente la pena visitarli, ma quelli sono una delle cose che si possono vedere. Anche a sud di Malta, ad Agha Rim, ci sono dei templi che hanno 4-5.000 anni di storia, dove tra le altre cose, nei giorni degli equinozi si crea un fenomeno perché il sole entra e colpisce una parte sola del tempio, quindi anche lì si può andare a vedere all'alba questo fenomeno astronomico, mi stavo per dire astrologico, ma non è legato ai segni zodiacali. Quindi anche questa è una cosa che abbiamo qui molto vicino per una persona che è appassionata a quel tipo di esperienza di viaggio. Se un appassionato di Seconda Guerra Mondiale, è una cosa che ho scoperto nell'ultimo viaggio a Malta, Malta è stata bombardata per tantissimo tempo, perché era sotto gli inglesi e i tedeschi la volevano. C'è tutta una serie di rifugi da poter andare a visitare, di storie da poter conoscere che sono veramente interessanti. Quindi anche quello è un altro aspetto. C'è un aspetto anche religioso legato a Malta, perché ci sono tantissimi santuari e insieme a tantissimi altri paesi del mondo dove vengono fatti dei pellegrinaggi annualmente. Quindi anche quello per chi ha quel tipo di fede è una cosa molto interessante da poter fare. Ci sono anche la possibilità di fare delle vacanze con le famiglie, perché abbiamo il Mediterranean Park dove si può programmare di fare il bagno con i delfini. Abbiamo il Popeye Village dove è stato girato il film di Braccio di Ferro con Robbie Williams nella fine degli anni 70 ed è rimasto il villaggio di Braccio di Ferro trasformato in parco acquatico di divertimento, nel senso che è in una baia, quindi si può fare la giornata di mare. Però durante la giornata magari ci sarà lo spettacolo con Braccio di Ferro e Bruto che si picchiano, ci sarà il cinema, quindi può essere un'attrazione per i bambini. Abbiamo anche il Playmobil Park, perché a Malta, essendo inglese, i Playmobil sono più famosi dei Lego, quindi anche qui possiamo portare i bambini. Abbiamo un acquario nazionale veramente molto 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 bello, dove dedicare tranquillamente 4-5 ore di tempo. Quindi le opportunità sono veramente tante.
Quindi, Luciana, per ogni cosa, se la posso anche aiutare, ti do del lei perché mi sembra corretto. Tranquillamente mi può scrivere, ecco, al mio indirizzo mail, fabio.albanese@evolutiontravel.email, oppure anche un messaggio WhatsApp 335-6201-585. C'è anche un messaggio di Claudio che mi piace pubblicare. Penso che tu sia stato molto esauriente su tutti gli aspetti trattati. Beh, Claudio, ti ringrazio. Insomma, ci si prova sempre a cercare di fare il meglio. Vediamo anche, credo che sia l'ultimo, quello di Eleonora. A me ha piacevolmente colpito l'isola, sono stata per lavoro fuori stagione e ricordo di aver mangiato benissimo. Bene, ottimo. Andiamo poi giù, vediamo se c'è ancora qualche messaggio. C'è Mary che ci dice molto interessante, sei stato molto chiaro. Ok, ah, ecco Luciana, ottimo, perfetto, grazie Luciana, ti darò volentieri del tuo. Va bene, direi che ci siamo, insomma, abbiamo fatto un po' il tutto, quindi direi che per questa sera ci possiamo anche salutare. Vi ringrazio molto per avermi seguito e per essere stati con me questa sera. Vi ricordo che su questa pagina Facebook, come Evolution Travel, tutte le settimane ne facciamo una diretta. Questa diretta tra qualche giorno la troverete anche registrata, quindi se vi interesserà utilizzarla per mandarla a qualcuno che vuole andare a Malta, oppure volete riguardarla voi per avere qualche informazione in più, lo potete fare sia su quelle che sono le mie dirette che con quelle che sono le dirette dei miei colleghi. Vi ringrazio molto per questa serata e vi auguro un buon proseguimento e il meglio, insomma. Grazie a tutti.